conoscere, Signore, le tue vie. Cristo risorto! Buona settimana, carissimi amici, buona giornata. In questa nuova settimana vogliamo invocare lo Spirito Santo che ci aiuti, che ci illumini, affinché la parola di Dio possa entrare nel nostro cuore e noi la possiamo vivere. Tra l'altro oggi, pensate, è una davvero grande e bella festa, quella della conversione di San Paolo. Ecco perché ascolteremo sia il Vangelo sia il brano degli Atti degli Apostoli. Marco 16, 15, 18. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Amen. Leggiamo anche gli Atti degli Apostoli, capitolo 22, 3, 16. In quei giorni Paolo disse al popolo: io sono un giudeo, nato a Tarso in Cilicia, ma educato in questa città, formato alla scuola di Gamaliele, nell'osservanza scrupolosa della legge dei padri, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. Io perseguitai a morte questa via, incatenando e mettendo in carcere uomini e donne, come può darmi testimonianza anche il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Da loro avevo anche ricevuto lettere per i fratelli e mi recai a Damasco per condurre prigionieri a Gerusalemme, anche quelli che stanno là, perché fossero puniti. Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco, verso mezzogiorno, all'improvviso una grande luce dal cielo sfolgorò attorno a me. Caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io risposi: chi sei, o Signore? Mi disse: io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io dissi allora: che devo fare, Signore? E il Signore mi disse: alzati e prosegui verso Damasco. Là ti verrà detto tutto quello che è stabilito che tu faccia. E poiché non ci vedevo più a causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dai miei compagni, giunsi a Damasco. Un certo Anania, devoto osservante della legge e stimato da tutti i giudei là residenti, venne da me, mi si accostò e disse: Saulo, fratello, torna a vedere. E in quell'istante lo vidi. Egli soggiunse: il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca, perché li sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. E ora, perché aspetti, alzati, fatti battezzare e purificare dai tuoi peccati, invocando il suo nome. Amen. Cari amici, oggi abbiamo una ricchezza della parola di Dio, che sia dal Vangelo, secondo Marco, il capitolo 16, questo mandato di Gesù ci spinge a rinnovare, come abbiamo fatto ieri, in questi giorni, la nostra chiamata. Dicevamo, una chiamata non solo a vivere quotidianamente, un'esperienza di relazione personale con Gesù, ma anche a vivere la chiamata di essere pescatori di uomini. Ecco che Gesù dice: andate nel mio nome, evangelizzate, annunciate il Vangelo, esercitate l'autorità nel mio nome. Amen. E il brano invece degli Atti degli Apostoli ci presenta
la chiamata di Paolo, raccontata da se stesso. Quindi è Paolo che parla dell'incontro personale che ha avuto con il Signore Gesù. Quanto è importante, carissimi amici, fare questa esperienza. Quanto è importante, quindi, raccontare, ecco il mandato di ogni cristiano, a raccontare la propria esperienza personale con Gesù. Non può esistere un cristianesimo fatto di teorie, di solo teologia. Il cristianesimo innanzitutto, tra l'altro venendo dall'ebraismo, quindi una religione molto molto concreta, è anche concreto, perché tutti coloro che hanno incontrato Gesù 2000 anni fa hanno fatto esperienza, hanno ascoltato la sua parola, visto i segni provati nella propria vita. Quindi oggi è un momento per chiedere al Signore, come è accaduto a Paolo, un'esperienza personale. Paolo non conosceva il Signore, ne aveva sentito parlare. Quanti di noi ne abbiamo sentito parlare, forse da quando eravamo bambini, poi ci siamo un po' avvicinati, ma non sappiamo dire il giorno in cui Gesù è entrato nella nostra vita, oppure ha cambiato la nostra vita. E allora abbiamo forse bisogno di chiedere a Dio un'esperienza forte come l'ha fatta Paolo, così forte che ha cambiato il suo nome, da Saulo a Paolo, perché Dio era con lui. Dio si è manifestato grandemente come una luce e non è stato più lo stesso. Ecco il compito quindi di ogni cristiano, innanzitutto fare questa esperienza. Più che un compito, è un passaggio, è una via, perché Paolo non lo cercava, anzi lo perseguitava, ha perseguitato i cristiani. Sulla via verso Damasco, lì il Signore lo ha incontrato, lì il Signore gli ha parlato, lo ha accecato e fatto vedere la sua luce. E allora, carissimo fratello, sorella, ti invito in questo giorno, insieme a me, invochiamo il Signore per avere una nuova esperienza, ma non da tenere per noi, ma da testimoniare, perché San Paolo è un apostolo per vocazione, per eccellenza. Lui ha testimoniato quello che ha sperimentato. Ma se non sperimentiamo nella nostra vita, che cosa andremo a testimoniare? E allora chiediamoglielo oggi al Signore, questa esperienza. Vieni, Signore Gesù. Io ti ringrazio per il dono della mia vita. Grazie di avermi fatto cristiano. Grazie perché ti posso seguire. Grazie perché sei al mio fianco. Io ti invoco affinché tu possa in questo tempo, in questi giorni, farmi fare un'esperienza, farmi sentire che sei tu che mi chiami, che sei tu la mia luce vera, quella che illumina tutta la mia vita. Io voglio avere gioia di stare con te, gioia di testimoniarti, gioia di annunciare che solo in te trovo la gioia, la pace, la felicità nella mia vita. Sei la mia pienezza. Concedimi un nuovo incontro personale con te. Grazie, Signore Gesù. A te la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Per questo, fratelli e sorelle, appena possibile, noi faremo qui a Biella e anche a Torino un corso Filippo, un corso per fare esperienza personale di Gesù, come l'ha fatto a San Paolo. Quindi, ecco, ve lo faremo sapere quando ci sarà questo corso, perché attraverso la parola di Dio, attraverso la preghiera, possiamo sperimentare che è con noi. Quindi ve lo auguro anche per voi, oggi e in tutta questa settimana, un'esperienza davvero viva di Gesù. Grazie che mi avete accolto. A domani. Ciao. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami
nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Ricordati, Signore, della tua misericordia.